Buonasera a tutti, benvenuti su Talent Coaching TV, la TV che accende il tuo potenziale, la TV che è figlia di APICA, l'associazione professionale coaching e arte. Questo è un appuntamento di una serie che è iniziata ad aprile, in verità anche un po' diciamo prima con delle puntate zero di prova, e dicevo iniziato ufficialmente ad aprile e che si concluderà a novembre. E, come tema, diciamo così, evocativo, ho scelto un po' la metafora del giardino interiore. Infatti, diciamo che sia chi frequenta la scuola che diciamo, la ricordo con molto piacere, che è anche una delle tante realtà di APICA, che è la scuola di coaching, la Talent Coaching Academy, che ho il piacere di frequentare da 2 anni. Dicevo, chi frequenta la scuola o comunque chi gravita un pochettino intorno a questi argomenti sta sicuramente in un percorso di crescita personale, no? E quindi la metafora diciamo, del nostro giardino interiore. E la parola di oggi scelta è fiorire. E adesso vedo un attimo che si è collegato. Ok, eccoci qua. Io attivo i commenti per chi volesse, diciamo, interagire. Ok, spero che insomma se ci saranno commenti insomma li vediamo da qua. E quindi dicevo giardino interiore e diciamo la parola scelta è fiorire. Allora da coach, come uno spazio insomma anche di coaching, faccio subito una domanda prima. Facciamo una piccolissima meditazione che diciamo, è uno spazio che è statico, durano pochissimo, quindi potremmo fare 2 o 3 respiri insieme. L'aria entra, l'aria esce. Ultimo. E ora faccio subito una domanda da coach. Tu cosa stai facendo fiorire? O che cosa vorresti far fiorire? Lascio un attimo lo spazio e se vuoi, insomma, se volete commentare, non fate altro che, insomma, accrescere il valore di questa trasmissione perché, insomma, sì, come dire, la vostra energia, no, va a concretizzarsi anche, diciamo, con la scrittura. Quindi ecco, vi lascio un attimo se volete, diciamo così, interagire. Se non volete o non potete, diciamo, interagire, non fa niente. E noi proseguiamo con questa fioritura, la fioritura interiore, no? Allora, per far fiorire qualcosa, magari c'è bisogno di tante cose. Non so, la prima cosa che mi viene in mente potrebbe essere piantare, no? Dei semi, sempre diciamo così metaforici. Però magari prima di piantare osservare com'è il terreno, se è un terreno adatto, oppure diciamo tutti quegli accorgimenti che possiamo fare per poi piantare bene i semi, quindi possiamo arare, no? E dopodiché possiamo piantare, dopodiché possiamo annaffiare, dopodiché possiamo vegliare, dopodiché possiamo vedere fiorire. Sono tutte cose che, diciamo, tutte parole che io in questo percorso ho scritto e la cosa bella, magica della Gestalt è che è circolare, quindi non è detto che se noi adesso vediamo fiorire una cosa, non possiamo annaffiarla successivamente o piantarla nuovamente successivamente. Quindi, diciamo,
diciamo, dalla cosa, come dire, da una, degli avvenimenti e un apprendimento, una ricerca interiore fatta così, possiamo passare a questo. Ok, allora io vedo un attimo se ci sono avvenimenti. Bene, allora io come di consuetudine, però per chi non lo sa, insomma lo spiego un attimo, uno dei miei talenti è l'improvvisazione, quindi ho questa capacità che ho anche, diciamo così, approfondito. Aspetta che c'è. Alberto Maiori, ciao Alberto, mio cognato, tra parentesi, pianista eccelso. Piantare tante spezie e una serie di rose. Bellissimo, perché poi tante spezie, perché Alberto ha una personalità, almeno quella che mette in primo piano, molto, come dire, colorata, no? E quindi diciamo, c'è questo richiamo al colore, diciamo alla varietà, ecco, ancora meglio, che lui concretizza nella scrittura con tante spezie, poi però dice una siepe di rose. Chissà che le spezie siano quello che lui mette in primo piano, e invece la siepe di rose, poetica, romantica, dolce, non sia quello che insomma c'è nello sfondo. Quindi io, diciamo, con questo inizio, insomma, carico di tante immagini evocative, improvviserei questa parola, perché stavo dicendo che uno dei miei talenti è l'improvvisazione, e l'improvvisazione io l'ho anche, diciamo, studiata al conservatorio, e quindi questo mi ha dato anche poi tante cassette, diciamo così, degli attrezzi, come dice Gabriele Baroni. Però ecco, se io adesso dovessi spiegare razionalmente da dove mi viene questa improvvisazione, io non lo so, è anche un po' questa, diciamo così, la magia. Quindi anch'io mi lascio attraversare da questo un po' mistero, e quindi prendiamo questa parola fiorire e facciamola sbocciare sul pianoforte. Io improvviserò, credo, per circa una decina di minuti. Grazie. Consiglio di mettere le cuffie per un'esperienza più immersiva e anche, diciamo, più a livello proprio di qualità di suono. Può essere che, diciamo, quando io suono un po' più forte sentirete un po' distorcere, però magari quella la possiamo così prendere come, non so, una interferenza, e quindi se questo avverrà un po' lo lasciamo parlare. Ok, buon ascolto, io vado. Dionisia, ma che piacere, Dionisia, ti saluto veramente con grande piacere, grandissima artista, e a quando io ho detto non so come faccio a improvvisare, è apparsa Dionisia, che è una grandissima artista e non so se posso definirti maestra di canto intuitivo, e sta facendo un percorso anche con me sul pianoforte, e maestra anche di piano intuitivo. Umberta Piana, buonasera, ciao, sono arrivata ora, grazie. E allora, per quelli arrivati adesso, proprio un piccolissimo riepilogo di quello che sto per fare. Io sto per improvvisare a pianoforte sulla parola fiorire. Buon ascolto. Se mettete le cuffie sarà una bomba. Thank you.
Thank you.
Eccoci, come state? Come è andata? Sensazioni? Se volete condividere, sono molto contento. Ciao Barbara! Barbara ogni tanto mi sente dal vivo suonare. Ciao Carolina, ciao. Eleonora, dove siete andati mentre suonavo? Cosa avete, diciamo, fatto fiorire? Cosa avete visto fiorire? Io personalmente ho visto fiorire il lasciarmi andare. Mi sono proprio quasi totalmente lasciato andare e molto più, diciamo così, delle altre volte, sempre per usare il linguaggio di Gabriele Baroni, diciamo. Quando le cose insomma, si ripetono, diciamo, sono degli allenamenti, no? Quindi insomma, più andando avanti in queste trasmissioni, più anch'io diciamo, mi sto allenando diciamo così, a lasciarmi andare. C'è qualche altro commento. Dionisia, grazie che hai scritto. Un viaggio bellissimo, suoni gioiosamente carezzevole. Ho visto prati fioriti e mi sentivo fluidamente morbida nel respiro. Mi sono lasciato andare, vedi pure tu, siamo andati, diciamo così, in risonanza. Vi faccio un'altra domanda, che sono sempre un coach che è l'esperto della domanda. Cosa avreste voluto oppure avete bisogno di lasciare andare? Ombretta. Allora, fiorire è una parola che oggi ho utilizzato per scrivere un articolo sulle vacanze, quindi che risonanza incredibile. Fiorire è stato per me chiedere, imparare a fare domande, condividendo i dubbi e facendo richieste, mettendo a disposizione me stessa. Così fiorisco. La cosa da imparare. Ho visto come le api che chiedono i fiori e prendono, che muovono proprio seguendo il loro istinto. Bellissimo.
Leggo così perché ho cominciato diciamo, a non leggere proprio benissimo. Il momento è arrivato, diciamo pure per me, pensavo non arrivasse mai invece. Comunque, veramente grazie delle vostre condivisioni perché sono molto preziose e arricchiscono tantissimo questa, diciamo così, trasmissione. Sono veramente il valore aggiunto e questo è una scuola, è uno spazio in cui il creare valore è, diciamo così, è veramente fondamentale. E allora, con tutte queste nuove, diciamo, parole, io mi farei un'altra piccolissima sonatina, se siete d'accordo, in cui, ecco, Dionisia. Io voglio lasciare andare una parte di me che ancora controlla invece di essere presente a quello che è. Allora, con questi, come dice, con questi intenti, io suonerei altri 3 minuti, se siete d'accordo, poi rientriamo in studio e ci facciamo i saluti finali. Quindi, sì, vediamo se è fiorito il lasciare andare, ok? Eccoci, direi che diciamo è fiorito il lasciare andare. Allora,
Allora, siamo in chiusura e spero insomma che siate stati bene. E vi ringrazio ancora della partecipazione. E, se volete, potete diciamo, condividere una parola derivante da una sensazione o da un'emozione che provate adesso, alla fine insomma, di questo viaggio che abbiamo fatto oggi. E così insomma rimarrà qui e poi noi ce la porteremo. E quindi se volete adesso condividere una parola, io intanto ricordo che il prossimo appuntamento sarà sempre un martedì di giugno da definire, poi luglio e agosto faremo la pausa e poi riprenderemo a settembre, facciamo settembre, ottobre. A novembre, diciamo, concludiamo, insomma, e poi chissà che cosa si genererà. Allora, io ringrazio tutto lo staff della scuola che insomma mi dà questa opportunità e quindi insomma che dire? Allora, lascio andare, abbraccio, mi abbracciano bellissimo, ho vissuto d'abbraccio. Benissimo, quindi con questo abbraccio io vi abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.